Vedi, però lì c'è stata una scelta. Io adesso, francamente, torniamo alla polemica. Io quello che ho trovato in Renzi molto spesso non è nella politica che ha svolto in questi anni, è che alla fine non è che c'è un Disegno. disegno vero e chiaro. Io vedo molto spesso degli spunti. Non so, quello di ad esempio di bloccare, noi arriviamo fra un mese e decideremo le sorti, diciamo, di una stagione politica sulle riforme del Senato, che in questo momento, diciamoci la verità, forse sono la cosa meno importante tenendo conto dei dati economici di tutto il resto. Non sono quelli, secondo me. Eppure, visto che non c'è un disegno, ma c'era la necessità, diciamo, il tema riforme per quelle che sono, tanto per dire, proprio per la parola riforme, noi ci troveremo a decidere quello e probabilmente non so come finirà, perché Ma sarà un poi anche. Vietnam, come dice qualcuno, Ma guarda, veramente. queste Lei che riforme, sta al Senato. io solo lo dico francamente, poi lo sai, io l'ho sempre detto fin dall'inizio, queste riforme secondo me sono sbagliate. Il Sì, quello sì, combinato ma disposto. volevo capire il combinato disposto dell'Italia, ma volevo capire se veramente. Perché qualcuno dice tanto poi le riforme passano, perché poi la Posso dirti una minoranza non cosa? farà cadere No, Renzi. posso dirti una cosa? In Cioè, questo c'è un momento. margine di Ma incertezza? io in questo momento credo che Renzi non abbia la maggioranza al Senato. Beh, Io dico questo è esattamente il un problema, contrario. Morassut, però. Ma è un dato, Cioè, è un eh sì, no, dato. è un dato, ma è anche un problema. Beh, forse nell'affermazione di Minzolini c'è anche un augurio, ma io questo non lo No, so. no, io no, un No, augurio beh, non lo lo faccio. Poi dico no, te lo per dico, nel battuta. senso, purtroppo siamo arrivati piano piano, ecco, a questa specie di Ma io imbuto, penso un che. imbuto che probabilmente lui avrebbe fatto meglio, diciamo, a rinviare nel tempo. Ma soprattutto c'è un dato, lui attraverso le riforme cerca di disegnare uno scenario politico in Italia che non c'è più. Perché se tu vai a vedere, non siamo più in una fase di bipolarismo Bipolarismo, stretto. certo. Noi abbiamo già tre poli e probabilmente ne abbiamo altri. Tanto per vedere, basta che uno sta presso al dibattito interno del PD, ti accorgi che Certo. lì, diciamo, ci Ci sono sono delle due realtà partiti. diverse, sono due partiti nei Sì, fatti. infatti, Allora, sì. questo tentativo di risolvere i problemi politici con una sorta di bisturi elettorale, di sistema elettorale e di riforma istituzionale, normalmente in politica finisce che non riesce a mettere la camicia di forza e quindi questa camicia di forza si libera e avviene quello che può avvenire. Credo che siamo arrivati a un punto per cui è una specie di duello all'Hockey Coral in cui tutti giocano una partita di sopravvivenza e quindi ci sarà quella minaccia, altrimenti si va al voto e rischia di essere una pistola scarica. E quindi c'è il rischio che davvero noi arriviamo fra un mese e scopriamo che. Se lui continua ad avere questo atteggiamento ostinato e intransigente rispetto a ogni tipo di modifica, di verificare che lui non ha una maggioranza, almeno al Senato.